Iniziamo. Allora, la volta scorsa ho iniziato a discutere della rappresentazione dei numeri in virgola mobile, prego. Non ho capito per quale motivo la virgola fissa è più precisa della virgola mobile. La virgola fissa è più precisa della virgola mobile. In realtà non è, dipende da che cosa possiamo fare, cioè in realtà la virgola fissa è più precisa per un sottoinsieme dei numeri, ma esistono molti numeri che possiamo rappresentare in virgola mobile, magari con una certa approssimazione, che non possono essere rappresentati in virgola fissa. Faccio un esempio e grazie della domanda perché questo esempio credo che aiuta. Qua vedete tutti? Qua allora, non usiamo 32 bit e usiamo cifre decimali perché è più semplice, usiamo poche cifre decimali. Quindi supponiamo di avere solamente 7 cifre decimali. Va bene? Per semplicità. Ovviamente tutto quello che dico si applica se sono 32, 64 binari. Con 7 cifre decimali possiamo rappresentare, allora, ovviamente un numero, un bit, una cifra, un bit, voglio dire, va usato per il segno del numero. Quindi diciamo 7 cifre decimali avremo, il primo sarà o più o meno per rappresentare il segno. Quindi ci rimangono, diciamo così, 6 cifre decimali. Ovviamente quando dico ne occupiamo una per un più e un meno vale in un senso binario, ma non vale nel senso decimale, può essere. Quindi supponiamo adesso di avere solo 6 cifre decimali. A questo punto io devo, se ho la virgola mobile, devo individuare una rappresentazione del segno della virgola. Da virgola fissa, cioè voglio dire, se io ho 39,14 o 3,914 o 391,4, questi sono tre numeri con le stesse cifre, che però sono tre numeri diversi per la posizione della virgola. Ci siamo? Quindi a questo punto io che cosa faccio? Beh, ricordiamoci che io ho binario come rappresentazione. Cosa vuol dire? Che nelle mie sequenze di bit, anche se uso cifre decimali, però io posso rappresentare zeri, uni e virgole. Allora, il problema è, se voglio rappresentare una virgola che si sposta all'interno delle cifre, io non posso, la virgola come la rappresento? Con uno zero? Beh, perché no, o un uno non posso, perché il zero, uno, come lo interpreti? La virgola è uno zero. Se io vi do una sequenza 1, 0, 0, 1 e vi chiedo dov'è la virgola? La virgola è 1, 0, ma potrebbe essere questa, questa o questa se rappresento la virgola con 1, 0. Ci siamo su questo? Cioè avete solo due possibilità, due segni, e avete tre cose, bit 0, il bit 1 e la virgola. Come posso rappresentare tre cose con due bit? Uno dice, vabbè, ma rappresento la virgola con 0, 0. Sì, ho capito, ma se a questo punto questo è il mio numero, dov'è la virgola? Ci siamo su questo? Quindi, che cosa implica questo? Che se io voglio rappresentare esplicitamente i numeri in questo modo, devo fissare a priori dove sta la virgola. E, ad esempio, quindi, se ho 6 cifre decimali, posso dire, ho 6 cifre binarie, quello è lo stesso, posso dire ad esempio che dedico 3 cifre alla parte intera e 3 cifre alla parte frazionaria. Ci siamo? È una possibile scelta. Un'altra possibile scelta è dire 2 cifre alla parte intera e 4 alla decimale o viceversa. No? Queste sono possibili scelte che io ho. Una volta però fissata questa scelta, è chiaro che tutti, se no, ad esempio scelgo 3 e 3, 3 cifre per la parte intera e 3 cifre per la parte decimale, è ovvio che ciascuno di questi numeri io lo posso rappresentare, perché qua ho 3 cifre intere, qua c'è 3 cifre decimali, quindi rappresento ciascuno di questi numeri. Ma risulta anche chiaro che con solo 6 cifre io non posso rappresentare il numero 1000.
1,0, giusto? Perché 1,000,0 ha 4 cifre decimali. Quindi che cosa voglio dire? Che se io uso cifre decimali, ho solo 6 cifre, l'insieme dei numeri che io posso rappresentare è relativamente piccolo. E ad esempio non posso nemmeno ugualmente rappresentare il numero 0,001, che ha 4 cifre decimali. Lo rappresenterò come 0. Ci siamo? Quindi qual è il succo del discorso? Se io uso una rappresentazione di queste, con 6 cifre, che suppongo decimali, posso rappresentare dei numeri non molto più grandi. Se lo traduciamo questo ragionamento, voi direi in binario, possiamo dire, va bene, però invece di 6 cifre abbiamo più cifre binarie. Ad esempio, se abbiamo 32 cifre binarie, una va per il segno, ne rimangono 31, posso dire 21 per la parte intera e 10 per la parte decimale. Va bene, può essere una divisione ragionevole. Vi torna? Sono 32, 1 per il segno del numero, positivo o negativo, dove 0 rappresenta positivo e 1 rappresenta negativo per convenzione. Poi me ne rimangono 31 bit, posso dire 11 per la parte intera e 10 per la parte decimale, fisse. In 11 per la parte intera, che cosa mi permette di rappresentare? I numeri da parte intera da 0 a 2048, che è un po' pochino come numeri. Cioè, ho 32 bit e rappresento un insieme di numeri estremamente limitato. Uno dice, vabbè, ma adesso io ho calcolatori a 64 bit. Allora, se uso lo stesso ragionamento, 64 bit, 1 per il segno ne rimangono 63, ne uso 33 per la parte intera, con 33 bit io rappresento i numeri fino a circa 8 miliardi. Quindi va bene per tante applicazioni, ma ad esempio per calcolare i numeri relativi a una banca o uno Stato, una manovra finanziaria dello Stato, i numeri fino a 8 miliardi sono molto pochi, sono pochi, è piccolo il numero, pur avendo un calcolatore a 64 bit. Quindi che cosa voglio dire? Che non possiamo con questa rappresentazione rappresentare un grande intervallo di numeri pur avendo abbastanza cifre binarie. Adesso vediamo la domanda della precisione. Ma qual è la precisione che abbiamo qui? Beh, chiaramente dipenderà dalle cifre. Se la precisione che se io ho 3 cifre decimali non posso rappresentare questo e quindi se ho 3 cifre decimali la precisione della rappresentazione è un millesimo in valore assoluto. Ci siamo tutti? Che cosa voglio dire? Perché il numero 0, se ho 3 cifre decimali per la parte frazionaria, il numero 0,001 viene rappresentato come 0. Giusto? Quindi ho una imprecisione nella rappresentazione. Ma analogamente questa imprecisione si applica anche su altre. Se io ho il numero 3,914,72 e 3,914,80, è chiaro che se ho solo 3 cifre decimali queste non le rappresento e questi due numeri mi appaiono uguali anche se uguali non sono. Prego. Ha scritto 9,914. Ah, grazie. Questi due numeri mi appaiono uguali anche se non sono uguali, no? Quindi ho un errore che deriva dal numero delle cifre che ho, un millesimo. Ora, questo è un errore che è fisso uguale, ma è un errore, il punto importante per cui noi scegliamo una rappresentazione in virgola mobile, è che questo errore è fisso. Ed è chiaro che questo errore è assoluto, dipende dal numero delle cifre, ma da un punto di vista relativo, la differenza tra questi due numeri li rappresento uguali, ma è chiaro che 3,914,72 e 3,914,80 sono due numeri diversi ma abbastanza simili. Quindi se io ignoro questi, li rappresento nello stesso
formato, non ho una grande differenza, ho una differenza assoluta fissa, ma non ho una grande differenza relativa. Ci siamo tutti, no? Credo che sia abbastanza. Ma se invece i miei due numeri sono questi, anche qui con solo tre cifre decimali io li rappresento così, uguali, se ho solo tre cifre decimali. E però la differenza tra questo numero e questo numero è che questo è il doppio di questo. Quindi, che cosa voglio dire? Che questa rappresentazione in virgola fissa, e virgola fissa perché deriva dal fatto che abbiamo codici binari e quindi la virgola è fissata in quella posizione, ha due limitazioni. Primo, non riesce a rappresentarmene numeri molto grandi, e secondo, non riesce a rappresentare numeri molto piccoli. E soprattutto abbiamo una approssimazione che abbiamo anche nella virgola mobile, ma in questo caso l'approssimazione è fissa, assoluta, basata sulla differenza assoluta di due numeri diversi ma che sono rappresentati nello stesso modo, e questa differenza è fissa indipendentemente dalla scala dei numeri. E quindi potrebbe essere la differenza assoluta tra la prima coppia di numeri e la seconda coppia di numeri è la stessa, se fate la sottrazione, è sostanzialmente la stessa, ma nel secondo caso uno è il doppio dell'altro. E quindi abbiamo, dal punto di vista della precisione relativa, un errore maggiore. Ci siamo in qualche modo intuitivamente. L'esempio che ho fatto la volta scorsa è avere in tasca 5 euro e 65 centesimi o 5 euro e 30 centesimi, c'è una differenza assoluta di 25 centesimi che è relativamente piccola, ma se avere in tasca 65 centesimi o 30 o 40 centesimi, la differenza relativa è la stessa, ma assoluta è la stessa, ma relativa è enorme. Ci siamo tutti su questo punto. Quindi immaginate il chimico che va a pesare valori estremamente piccoli di molecole, una differenza, un'approssimazione nel primo caso è qualcosa di accettabile, nel secondo caso potrebbe essere inaccettabile in un esperimento chimico, perché uno è il doppio dell'altro. Invece, è chiaro il problema su virgola fissa. Adesso vediamo virgola mobile. Con virgola mobile, in cui la rappresentazione che noi abbiamo è rappresentata con... in cui la posizione della virgola fa parte della rappresentazione del numero, che vuol dire che noi rappresentiamo un numero con mantissa ed esponente, e dove la rappresentazione, ad esempio, questi sono esempi visti la volta scorsa, ad esempio 1023 come mantissa e 2 come esponente, ci permette di rappresentare il numero con 10,23, ok? Mentre il numero 21 esponente 5 ci permette di rappresentare il numero 21.000. Ora, penso che sia abbastanza chiaro in questo caso, ad esempio, se io uso sempre cifre decimali, se ho 6 cifre decimali per rappresentare i miei numeri, ad esempio posso decidere, e facciamo l'esempio, di usare 4 cifre, scusatemi, per la mantissa e 2 cifre per l'esponente. Se io uso 4 cifre per la mantissa, per la parte intera, le cifre significative e 2 cifre per l'esponente, quindi potrò rappresentare ad esempio il numero 1023 con esponente fino a 99, giusto? E 1023 con esponente anche meno 99. Allora, questo numero qui, anche se ha 4 cifre decimali, è un numero che è molto molto grande. Questo numero qui è un numero che è molto molto piccolo. Ci siamo? Perché meno 99. Quindi, allora, dovrebbe essere evidente che con questo metodo riesco a rappresentare numeri molti più numeri. Ma è ovvio che però ho un'approssimazione, perché il numero di cifre che ho è lo stesso, è chiaro che non è che posso rappresentare qualcosa in più. Però ci sarà un'approssimazione che io introduco. E allora analizziamo in questo caso qual è l'approssimazione. Se io ho 4 numeri per la mantissa,
È chiaro che il numero e il numero, come rappresento questo numero? 102.300 e 102.399. Se ho quattro cifre per la mantissa e due per l'esponente, questo è il mio numero, come lo rappresento? Beh, allora, quattro cifre per la mantissa vuol dire che queste non le rappresento, giusto? E adesso quanto è l'esponente in questo caso? Se il numero è intero, supponiamolo intero in questo intero. Quanto è l'esponente in questo caso? L'esponente saranno, quante cifre ho? Sarà l'esponente 4, giusto? Stiamo facendo, lavorando in decimale. Allora, è chiaro che questi due numeri che non posso rappresentare nell'altro metodo, quali posso rappresentare con un'approssimazione dove l'errore tra questi due numeri appaiono uguali, l'errore tra questi due è 100 circa. Quindi c'è un errore 100 che è abbastanza grande. Se invece io avessi il numero 010230 e il numero 012399, la mantissa è sempre 4 cifre, è sempre questa, l'esponente sarebbe in questi due casi 0, giusto? E 0 di mantissa, e quindi vedete la differenza tra questi due numeri sarebbe circa un decimillesimo. Ci siamo? È chiaro? Quindi che cosa vediamo? Che la differenza su numeri molto grandi che rappresento nello stesso modo cresce col valore del numero. No, qui è 100 circa, qui è circa un decimillesimo. Ma qual è un fattore costante tra queste due rappresentazioni? È che l'errore relativo di rappresentazione che io faccio tra i due numeri rispetto alla grandezza è costante. Cioè sono numeri, cioè il numero di cifre che io tronco è lo stesso nei due casi, quindi il rapporto del troncamento che faccio rimane costante. E quindi qual è? Questo è un ulteriore vantaggio perché ci permette di non solo di rappresentare in questo modo numeri molto molto grandi e numeri molto molto piccoli, ma ci permette anche di avere un'approssimazione nella rappresentazione dei numeri che è relativa alla loro dimensione. E in tante applicazioni fisiche, pratiche, l'errore, insomma, dire se noi andiamo a... cioè, l'errore sulle... Se parliamo di un viaggio di ore, le differenze in secondi sono trascurabili. Se parliamo di una corsa di 100 metri, le differenze in centesimi di secondi possono essere trascurabili. Un centesimo può essere trascurabile su 100 metri. Ma se facciamo una gara di 10.000 metri, una differenza di 1 o 2 secondi è equivalente a una differenza di un centesimo su una gara di 100 metri. È l'ordine di grandezza che è costante. È chiaro in questo modo? Allora, la rappresentazione in virgola mobile ci permette di avere una precisione di rappresentazione dei numeri che dipende ovviamente dal numero delle cifre che utilizzo, ma è relativamente costante indipendentemente dal numero. E in più rappresento numeri molto grandi e numeri molto piccoli. E quindi adesso entriamo un po' più nel dettaglio, questo lo rivediamo, abbiamo rivisto queste rappresentazioni e ovviamente tra poco vedremo che quello che noi usiamo non è decimale nella rappresentazione dei nostri laboratori, ma tutto questo viene tradotto in binario. Prima lo vediamo in decimale perché siamo più abituati a trattare i decimali e poi passiamo al binario. Quindi in generale il numero è un numero qualunque, frazionario, viene rappresentato come il prodotto di una mantissa m per una base elevata all'esponente. Negli esempi precedenti la base era 10, d'ora in poi la base sarà 2, perché tutto è binario in una logica digitale. E questi sono esempi sui lucidi che riassumono l'esempio che ho fatto in dettaglio precedentemente, e l'idea è che
io perdo in granularità, ma due perdo, rappresento simili due numeri molto vicini tra di loro, dal punto di vista relativo. Bene. Allora, se io ho una logica binaria, adesso devo decidere il primo passo quanti cifre di binarie utilizzerò per la mantissa e quante cifre per l'esponente. Ovviamente poi dovrò ricordare che devo avere un bit per rappresentare il segno del numero. Come ho detto, il segno del numero è 0 rappresenta il numero positivo, 1 rappresenta il numero negativo. Quindi il primo bit della rappresentazione del numero è 0, 1 a seconda che il numero sia positivo o negativo. Adesso vediamo gli altri due numeri. Bene, se io ho questo numero, 0,5235 per 10 alla meno 2, bene, questo rappresento come 0,005235. E spostando le virgole, vedete, posso avere due rappresentazioni equivalenti di quel numero a seconda della mantissa. Qual è quella più? Se io fisso il numero di bit della mantissa, qual è la rappresentazione tra le due rappresentazioni la più interessante? 0,5. No, qua c'è un errore. No, sono due cifre spostate, no, volevo. Allora. Allora, vediamo subito l'esercizio così lo facciamo dall'inizio. Allora, ho questo numero decimale, lo voglio rappresentare con quattro cifre di mantissa e una di esponente. Quali sono le operazioni che devo fare? Bene, in questo numero qui lo posso scrivere come 0,123119 per 10 alla meno 3. Ci siamo? Allora, l'idea è che la mantissa viene sempre rappresentata come 0, una cifra significativa, no? Perché qual è l'idea? Se io ho un numero limitato di cifre per rappresentare la mantissa, non ha senso che ci metta degli zeri davanti. Se io ho in quell'esempio 6 cifre per la mantissa, posso rappresentare il numero 0,00123 anche come 0,00123 con una con un esponente diverso da quell'altra rappresentazione di meno 3. Ci siamo? Cioè il numero dato io lo posso rappresentare o come 0,123 per 10 alla meno 3 oppure come il numero dato per 10 alla 0, giusto? Quale conviene, la prima o la seconda? Conviene la seconda, perché? Perché se ho solo 6 cifre per la mantissa, nella prima perdo le ultime 3 cifre decimali, mentre nella seconda le ho tutte. In questo senso la virgola mobile si sposta in modo tale da avere nella parte frazionaria tutte le cifre più significative. Allora, se ho questo, 4 cifre di mantissa e una di esponente, come lo rappresentiamo? Provate a farlo questo. Quattro cifre di mantissa vuol dire che rappresento solo le prime 4 cifre, giusto? E le devo rappresentare come 0, quindi devo spostare la virgola con valori positivi o negativi? Positivi. E adesso vediamo la soluzione. Se io lo sposto come in formato 0, otterrò quella rappresentazione per 10 alla 11 e ovviamente se ho una sola cifra di esponente, 10 alla 11, non lo posso rappresentare. Okay?
Se avessi avuto due cifre per l'esponente, lo potevo rappresentare con esponente pari a 11, e la mantissa avendo quattro cifre, quale sarebbe stata? Sarebbe stata data dalle prime quattro cifre, e quindi avrei troncato dopo il primo, dopo 3. Tutte le cifre dopo 3 sarebbero state troncate e non rappresentabili. Quindi anche in virgola mobile io ho dei numeri che non posso rappresentare, e sono i numeri molto molto grandi, per cui l'esponente massimo non è, le cifre assegnate all'esponente non permettono di avere un esponente abbastanza alto o abbastanza piccolo, perché ricordiamoci, l'esponente può essere positivo e quindi i numeri sono maggiori di 1 o di 1, o negativo e i numeri sono minori di 1, frazionari. Quindi esponenti negativi molto molto piccoli devo avere. E adesso vediamo come fare i calcoli in virgola mobile, prima di vedere allo standard, andare allo standard di rappresentazione usato negli elaboratori. Allora, se io devo fare ad esempio la somma di due numeri, 101 con esponente 3 e 2 con esponente 2, è chiaro che a un certo punto dovrò fare la somma delle mantisse, che rappresentano le cifre significative. Però prima di fare la somma delle mantisse, io devo far sì che gli esponenti siano uguali. Perché uno è un numero moltiplicato per 10 al cubo, l'altro è moltiplicato per 10 al quadrato. Ci siamo? Quindi l'operazione che devo fare è tradurli nello stesso formato, e quindi andare a interpretare questi due numeri, uno è 101, l'altro è 20. E quindi non posso sommare direttamente le due mantisse, perché è 101 più 2 fa 103, non tornano i conti. Ci siamo? È chiaro a tutti? E allora cosa devo fare per fare questo? Beh, per sommare, non posso fare quindi, devo porre i due numeri nello stesso formato. E a questo punto posso sommare le mantisse. E mettere i numeri nello stesso formato richiede a questo punto trasferire, alterare le mantisse e gli esponenti in maniera adeguata. E quindi che cosa prendiamo? Si converte il più piccolo numero nell'esponente del maggiore, e quindi possiamo, e poi si esegue la somma. Quindi 101 esponente 3 è 0,101 per 1000, 2 esponente 2 è 0,2 per 100, aumentiamo l'esponente del secondo numero a 3 e quindi diventerà 0,02 con esponente 3. E a questo punto possiamo fare la somma e il numero sarà 0,1,2,1 con esponente 3. È chiaro a tutti? Quindi dobbiamo portare l'esponente più piccolo uguale al valore dell'esponente più grande. Ma se facendo la somma, il numero fosse venuto più grande di 1, che avrei finito? No, perché la regola della mantissa è che il numero lo rappresento come 0, qualcosa. Quindi se io avessi sommato, ad esempio, vediamo se qui c'è... Ecco, se io sommo 95 esponente 2 e 7 esponente 1, devo normalizzarli, quindi li rappresento come 1, l'esponente più piccolo è 1, lo devo portare all'esponente grande 2, quindi la mantissa è 0,7 esponente 2, l'altro è 95 esponente 2, adesso faccio la somma delle mantisse, 0,95 più 0,07 fa 1,02, e a questo punto il risultato è 1,02 con esponente del più grande, esponente 2. A questo punto
No, l'esponente più grande tra i due numeri era 2, giusto? A questo punto però, poiché la mantissa è rappresentata come 0, devo rinormalizzare, quindi l'esponente, la rappresentazione della somma sarà 0,102 esponente 3, che se sposto 3 virgole è esattamente 102. Ci siamo tutti su questo? Quindi credo è abbastanza naturale e per essere sicuri che tutto funziona per voi, fate questo esercizio e poi passiamo alle altre operazioni. Bene, a questo punto vediamo la soluzione dell'esercizio. Allora, sommare questi, l'esponente minore è 3, quindi devo rappresentare il numero con esponente 5. Quindi rappresento 0,671 per 10 alla 3 come 0,00671 per 10 alla quinta. A questo punto faccio le due somme, faccio le somme dei numeri, non è minore di 1, quindi il risultato è 1,00071 per 10 alla quinta, non è minore di 1, quindi devo normalizzare, diventerà 0,10071 per 10 alla sesta. Se io ho un numero limitato di cifre per la mantissa, ovviamente in questo caso dovrò eliminare le cifre meno significative, quindi mi diventa, se il numero di cifre della mantissa che io ho era 4 cifre di mantissa, le cifre, le ultime due cifre le devo ignorare, quindi rappresenterò questo numero come 1 per con esponente 6. Faccio un errore, ma faccio un errore sulle cifre meno significative. Ok? Ci siamo? Quindi adesso nei lucidi troverete altri esercizi e riassumiamo qual è l'algoritmo visto negli esempi per eseguire la somma di due numeri rappresentati con mantissa esponente. Prendo i due esponenti e se il primo esponente, se b è minore di d, converto il primo numero secondo l'esponente d, altrimenti faccio il viceversa. Se aggiungendo zeri in fondo al numero, antecedendo zeri al numero con esponente più piccolo, sommando i due numeri e poi normalizzando. Quindi è la sintesi di quello che abbiamo fatto. Vi lascio pochi secondi per leggere, se ci sono dei dubbi, ma è la traduzione in un algoritmo a parole del procedimento illustrato precedentemente. Bene. Se invece la mantissa e l'esponente non è in base 10 ma una base diversa, beh, i ragionamenti che facciamo sono assolutamente analoghi, cioè invece di avere una base che è 10 all'esponente avremo una base diversa che è all'esponente. E i ragionamenti che noi usiamo vale in binario e la base sarà 2, quindi, no? E quindi vediamo come convertire 123,75 che è in binario, con 8 bit di mantissa e 4 di esponente. Allora, che cosa devo fare? Beh, dovrò convertire come primo passo, trovare la rappresentazione della mantissa come se fosse tutta intera, giusto? E quindi uso l'algoritmo delle divisioni successive e quindi divido 123 diviso 2 fa 61 con resto, applico le divisioni successive, ottengo una parte intera della mantissa che è 11011. Per la parte frazionaria opero nello stesso modo come abbiamo visto, 0,75 è il metodo delle moltiplicazioni successive e quindi otterrò la parte frazionaria che è 0,75 rappresentata come 0,11. A questo punto metto insieme
il risultato fatto nella parte intera, dividendo 123 per rappresentazioni successive, divisioni successive prendendo i resti, e otterrò che 123,75 in binario lo rappresento in virgola fissa come è illustrato nel lucido, no? Quindi ci siamo? Questo è quello che avevamo visto la volta scorsa, tranquillo, pacifico, nulla di nuovo. A questo punto però io devo andare a rappresentare il numero della mia rappresentazione, cioè 8 bit di mantissa e 4 di esponente, giusto? Quindi 4 bit di esponente, devo rappresentare questo numero come una sequenza di 8 bit che è 0, con 8 bit, e quindi vediamo, dovrò dei troncamenti. Beh, quante sono le cifre nel mio numero? Le cifre che io rappresento nel mio numero sono 3, 7, 9, giusto? Sono 9 cifre, giusto? Ho contato. Quindi l'ultima cifra non viene rappresentata e il numero verrà rappresentato come una mantissa che è 0,11111, poi 01, eccetera. E a questo punto quanto sarà l'esponente? Sarà quante posizioni io sposto la virgola. E di quante posizioni la sposto? Beh, la sposterò di quante sono quelle, le cifre della parte intera, e quindi lo sposterò di 7 posizioni, giusto? La parte intera è composta da 7 cifre, quindi sposto la virgola di 7 cifre. Mi vedo un po' perplessi, c'è qualche domanda? Allora, più lentamente, seconda prova. Allora, devo convertire 123,75 in binario con 8 bit per la mantissa e 4 per l'esponente. 4. Allora, prima cosa che io faccio, rappresento 123,75 in binario. Adesso lo rifaccio passo passo. 123,75, passo 1, lo converto in binario. Convertire un numero in virgola mobile in binario, cosa abbiamo visto si fa? Si fanno due operazioni. La prima è, si converte 123 in binario e rappresenta la parte intera, perché un numero intero è intero indipendentemente se lo rappresento in base 10, in base 2, in base 7, 8. Quindi converto 123 in binario, poi rappresenterò la parte frazionaria 0,75 in binario come parte frazionaria. Questo l'abbiamo visto già fare. Per la parte 120, parte intera, qual è l'algoritmo? L'algoritmo delle divisioni successive, e prendo man mano i resti. Ed è spiegato qui. Qua converto la parte intera di 123,75, quindi 123 in binario, e quindi faccio la divisione 123 diviso 2, fa 61 con resto di 1, e quindi 1 è la cifra meno significativa della rappresentazione intera. Ripeto questo ragionamento, questo metodo della divisione successiva per 2, fino a quando non ottengo come quoziente 0. E ottengo in questo modo le cifre della rappresentazione intera di 123 a partire dalla meno significativa fino alla più significativa. Quindi le cifre della parte intera sono rappresentate in fondo, che sono i diversi quozienti ottenuti, i diversi resti, scusatemi, ottenuti. Ci siamo tutti. Per la parte frazionaria uso l'altro metodo che abbiamo visto, che è quello complementare alla parte intera, ed è invece delle divisioni successive le moltiplicazioni successive per la base. Quindi prendo 0,75 moltiplico per 2, fa 1,50, e quindi la cifra, la prima cifra dopo la virgola è un 1. Tolgo via quell'1, prendo 0,50, lo moltiplico per 2, fa 1, quindi la seconda cifra dopo la virgola è ancora un 1. Sono arrivato a 0, ho terminato. Quindi la parte frazionaria è 0,11. Tanto per essere sicuri che questo è il risultato corretto, dobbiamo ricordarci che se io ho, se ho una rappresentazione decimale, 1, 0,1 è un decimo,
Ma se ho una rappresentazione binaria, 0,1 è un mezzo, giusto? Se ho base 10, 0,1 è un decimo. Se ho base 2, 0,1 è 0,5, un mezzo. E 0,01 in base 10 è un centesimo, in base 2 0,01 è un mezzo per un mezzo, un quarto. E quindi dovrebbe confermare che quello è il risultato corretto. Quindi a questo punto, alla fine dell'ultima riga, c'è il numero complessivo e dato quella parte intera e quella parte frazionaria. Adesso io devo rappresentare questo numero in mantissa ed esponente, avendo 8 bit per la mantissa. Allora, quante cifre ho lì? Sono 9, giusto? La mantissa, quindi se ne posso rappresentare 8, una verrà ignorata. Quale sarà ignorata? La meno significativa. Quell'1 più a destra dopo la virgola. No? E a questo punto mi rimangono 8 cifre. Di queste 8 cifre, però, nella rappresentazione mantissa ed esponente, io devo rappresentare la mantissa come 0, tutta una sequenza di cifre, quindi come un numero frazionario. Rappresento quindi la mantissa come 0, quindi devo spostare la virgola. Quel numero non è 0, è un numero molto grande. Quindi sposterò la virgola. Di quante posizioni devo spostare la virgola per avere 0,11, eccetera? Beh, di quante sono le cifre intere di quel numero, che sono 7? Ritorna? Sono 7? Quindi io sposto la virgola di 7 posizioni a sinistra, quindi l'esponente dovrà essere 7. E la rappresentazione del mio numero sarà, quindi con 4 cifre di esponente, 0,1,1,1 è l'esponente, che vale 7, e la parte della mantissa rappresento le prime 8 cifre binarie. Notate che in questo modo io non rappresento 0, perché tutti i numeri iniziano con 0, non ha senso che io sprechi due cifre per dire 0, no? I bit della nostra memoria sono preziosi, non ha senso sprecarne per rappresentare 0. Ci siamo tutti? È chiaro adesso l'esercizio? Bene, per essere sicuri ricordiamoci poi che i numeri possono essere ricorrenti, no? Periodici, e quindi ad esempio se io ho un numero che è 0,135 e devo rappresentare 8 bit di mantissa e 4 di esponente, bene, che cosa farò? Beh, questo è un numero frazionario, userò il metodo delle moltiplicazioni successive per trovare le cifre della mantissa. Giusto? È ovvio che qua non termino mai, ma in realtà se io ho 8 cifre per la mantissa, è inutile che io vada a trovare oltre 8 cifre nel mio calcolo. Cioè, questo metodo qui, io... Se voi applicate, vedete qui tutti i vari passaggi di moltiplicare per 2 e ottengo man mano tutte le varie cifre decimali della rappresentazione binaria di 0,135, ma non è che le devo trovare tutte le cifre binarie della rappresentazione frazionaria, perché se la mia mantissa è 8 cifre, io più di 8 non ne posso rappresentare, dopo 8 moltiplicazioni, quando ho trovato le prime 8 cifre, mi fermo. È chiaro, se dovessi trovare nella mia mantissa 16 cifre di mantissa, andrei avanti per 16 volte. No? Quindi è inutile sprecare fatica quando la rappresentazione che faccio è comunque imprecisa. E spero che sia chiaro questo. No? Quindi se io ho solo 8 bit è inutile andare avanti e quindi devo prendere le prime 8 cifre più significative a partire dal primo 1. Quindi vediamo velocemente questo ulteriore esercizio e poi facciamo 5 minuti di pausa. Allora, il numero è 2,991, allora la parte intera
anche qui 8 bit di mantissa e 4 di esponente. La rappresentazione binaria di 2, non c'è bisogno di fare il metodo della parte intera di 2, non c'è bisogno del metodo di divisione successiva, e sarà 1, 0. No? 2 e 1, 0. E qua c'è la verifica del metodo di divisione successiva. Per quanto riguarda 0, 9, 9, 1, la parte frazionaria, il metodo di moltiplicazioni successive non dobbiamo proseguirlo per sempre, perché se abbiamo 8 cifre della mantissa solamente e 2 sono già state trovate per rappresentare la parte intera, quante altre cifre io devo trovare? Ne ho 8 in totale, 2 le ho già messe nella parte intera, dovrò solo trovare 6 cifre della parte frazionaria. Perché se no faccio del lavoro inutile, perché poi dovrò troncare comunque. E quindi trovo le prime 6 cifre della parte intera, parte frazionaria del mio numero, che sono una sequenza di uni. E quindi il mio numero rappresentato in virgola fissa è 10,111111, con 8 cifre. Prego. Moltiplicazioni successive, perché è un numero frazionario. Allora, la domanda è: come trasformo 0,9,9,1? Le parti frazionarie, l'algoritmo, il metodo e moltiplicazioni successive. Quindi, e trovo man mano le cifre frazionarie a partire dalla più significativa alla meno significativa. Poiché ne devo trovare solo 6, perché 2 le ho già trovate nella parte intera, quindi ne ho 8 in tutto, me ne rimangono 6, posso interrompere dopo aver trovato la sesta cifra frazionaria della rappresentazione binaria di 0,991. A questo punto io devo rappresentare questa mantissa normalizzata come 0,10, quindi dovrò un esponente che sarà un esponente pari a 2, perché sposto la virgola di 2 posizioni. Spostando la virgola di 2 posizioni, quindi avrò come esponente 0,0,1,0. Bene, penso che a questo punto possiamo andare in pausa, 5 minuti di pausa se qualcuno ancora non è chiaro, e poi adesso vediamo la rappresentazione dopo di numeri in virgola mobile.